Pace e bene a tutti. Oggi, 11 giugno, ricordiamo e festeggiamo San Barnaba. Ascoltiamo la sua vita. San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. col nome di Giuseppe. Le sue origini giudaiche. Gli Atti degli Apostoli parlano di lui come ex commerciante convertito al cristianesimo subito dopo la Pentecoste. È alla Chiesa nascente, infatti, che lascia tutti i suoi guadagni affinché potesse operare nell'annuncio. Per farsi cristiano si fece innanzitutto povero. Diventa così, con il nome di Barnaba, uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa in fase di nascita, chiamato Apostolo pur non essendo tra i dodici. È lui, uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, che, nella comunità, accoglie Paolo appena convertito sulla via di Damasco, diffidato dagli altri perché dapprima persecutore dei cristiani. A Paolo chiede supporto nel servizio alle nuove comunità e per la missione di apostolo delle genti a partire da Antiochia di Siria. La loro predicazione continua poi verso Cipro, Panfilia, Antiochia di Pisidia, Perge e Attalia. Insieme in missione per lungo tempo, fino a quando un disaccordo su Marco l'Evangelista, da Paolo non ritenuto affidabile, li divide. Barnaba si imbarca verso Cipro, Paolo raggiunge l'Asia. Più tardi Paolo si ricrederà, segno che la santità non consiste nel non sbagliare mai, ma nella capacità di ravvedersi e ricominciare. Il viaggio di Barnaba per evangelizzare continua, prima l'Asia Minore, poi di nuovo Gerusalemme per presenziare a un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Continua instancabile per Cipro. Nel 53 d.C. raggiunge Roma insieme a Pietro, per poi proseguire verso Milano, dove diede inizio alla costruzione della Chiesa di Milano. Una leggenda narra che lungo il suo cammino verso Milano, la neve si sciogliesse consentendo ai fiori di sbocciare. Per questo viene considerato il primo vescovo della città. Ma lì non volle fermarsi a lungo. Dopo aver dato il compito di gestire la Chiesa cristiana ad Antalone, come vescovo, riparte. A Salamina, a oriente di Cipro, nel 61 muore martire, lapidato da alcuni giudei. Diversi documenti riportano che al momento della morte Barnaba avesse tra le mani una Bibbia, segno della sua immensa fede. La sua tomba a Salamina esiste ancora e sarebbe stata indicata da lui stesso, apparso in sogno al vescovo della città di Anthemios, alla fine del V secolo. San Barnaba è un santo della Chiesa nascente, siamo proprio al secolo successivo alla morte di Gesù, è una Chiesa che si sta espandendo e il messaggio di Gesù sta iniziando a camminare per tutto il mondo. Uno dei protagonisti di questo ampliamento del cristianesimo è proprio San Barnaba, soprattutto insieme e al fianco di un altro santo molto molto importante del tempo che è proprio San Paolo. Il loro è stato un rapporto molto intenso, sempre unito dalla ricerca della verità e da questa esigenza di poterla portare sempre più lontano e sempre il più possibile a tutti gli uomini del mondo. È stato un viaggio interessante, loro ne hanno fatti parecchi insieme, io parlo più del viaggio della vita, perché molte volte sono stati molto molto uniti, altre volte invece hanno manifestato di avere delle opinioni opposte. Pensiamo un po' perché per uno degli ultimi viaggi addirittura decidono di separarsi, di non andare insieme. E Barnaba aveva desiderio di portare con sé Marco, proprio San Marco Evangelista. E invece Paolo non era d'accordo su questa cosa. Per quale motivo? Forse, visto che in un viaggio precedente Marco poi era venuto meno, forse perché spaventato dalle varie persecuzioni, non possiamo dirlo, ma possiamo comunque immaginarlo, allora Paolo non riteneva opportuno riavere Marco con sé. Quindi le strade si separano. Si separano le strade, ma non la comunione.
E questa è una storia molto importante da dire e da raccontare, perché spesso noi crediamo a qualcosa di un po' ideologico, ossia una santità un po' fatata, di quelle dove non si litiga mai, dove non si discute mai, dove tutti pensano la stessa cosa, dove è vera solo una cosa. Beh, per gli uomini non è così. La ricerca della verità è una fatica e a volte è possibile che le strade si debbano separare per un'opinione opposta, ma non per questo si perda la comunione. Così è stato per questi due grandi santi, per questi due nostri fratelli nella fede, e quindi proprio con la loro intercessione, in particolare quella di San Barnaba, vogliamo pregare per tutte quelle persone che adesso hanno tra loro opinioni diverse nella nostra società, affinché trionfi nella diversità delle opinioni comunque la comunione e la missione di tutti, ossia quella di comunicare il Vangelo e amare Dio con l'amore più grande che possiamo avere nel nostro cuore. San Barnaba prega per noi.